42. All right, let's get in the elevator. And hurry up, because the smell of that Mrs. Fields is killing me. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Bricknauts. Come potete vedere, nella mia testa c'ho una corona, ma in realtà non è per me, perché io sono il re di un c***o di niente, ma è per questo, per il 10179, il re dei set Lego Star Wars, ma non solo Star Wars, secondo il mio parere. Parliamo un po' di questa meraviglia, veramente, probabilmente, sicuramente il set più bello e più interessante di tutta la linea Lego. Ma uno spasso nel montarlo, complicato, lungo, pesante, grande, pensate un po', è 85 circa di lunghezza per 10 kg di Lego. Cos'è di interessante questo pezzo? Questo pezzo è uscito nel 2007 per i 30 anni di Guerre Stellari, del 1977 appunto. Fino al 2007 questo era il set con più pezzi, 5195 pezzi. Il suo primato è durato un annetto, che è poi uscito il Taj Mahal, che è arrivato fino a 5922. La cosa un po' che ci fa specie, ma probabilmente qui ci vanno i diritti del brand Star Wars, questo è comunque il set più costoso mai venduto dalla Lego, tanto che il suo prezzo di listino era 499 euro. Ora, voi direte, madonna, 499 euro è un sacco, infatti mi ricordo anch'io, ho le foto, coglione, e di quando andavo nei negozi e vedevo questa scatola con l'etichetta 499 euro e dicevo, ma non potrò mai prendere un Lego da 499 euro, lungi da me. Sono stato un patacca, perché se l'avessi preso, ne avessi presi 4-5, mi sarei fatto il triplo dei soldi, minimo. Ora, perché minimo? Perché la valutazione attuale di questo pezzo si aggira, parliamo dell'usato, si aggira sui 1700-1750 ed è in crescita, al momento è abbastanza stabile. Nuovo, cifre totalmente improponibili, dai 2005 forse qualcosa anche meno. Se parliamo di dipende anche dall'edizione, per quale motivo? Perché siccome questo set alla fine si sono accorti che ha venduto molto, hanno deciso di fare una seconda edizione, che è questa che vedete. Cioè, la seconda edizione cosa differiva dalla prima? Innanzitutto non c'era il certificato di autenticità numerato. In più, a livello estetico, nell'edizione limitata, la prima, trovate un logo ribelle qui, con la scritta Limited Edition. Limited Edition di 20.000 pezzi. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che qualcuno ha il certificato col 19.000, quindi deduco che abbiano fatto 20.000 pezzi. Non so quanti pezzi sono stati fatti dopo l'edizione speciale, quindi questa è la seconda edizione, quella che vale meno. Quindi l'edizione speciale, la prima edizione, uno dei 20.000, chiuso, sigillato, magari anche in una teca di plexiglass, magari anche con un AFA grade di 9.5, sembra sia stato venduto a $12,500. Se cercate su eBay trovate ancora l'inserzione chiusa, tra l'altro è stata cancellata, quindi non ho la conferma che sia stata realmente venduta a quel prezzo lì, ma c'era, e da qualche parte ho letto che qualcuno se l'ha giudicata. Non lo so, i misteri di internet. Velocemente, AFA Grade è un ente che praticamente stabilisce un valore del vostro oggetto, in questo caso un giocattolo, un action figure, eccetera eccetera. AFA Grade Action Figures Authority. Voi spedite il vostro set chiuso, rigorosamente chiuso, viene valutata la scatola, eccetera eccetera, e viene dato un punteggio. Più alto il punteggio, più valore ha l'oggetto. Ok, altra cosa importante, questo Millennium Falcon è il primo UCS di una certa importanza, oltre per tutte le cose che abbiamo detto, è il primo UCS ad essere in grandezza minifigures, tanto che ne ha ben 5, Leila, Luke, Obi-Wan, Chewbacca e Han Solo. 4 sono posizionabili all'interno del cockpit, mentre uno, che nell'istruzione è Luke, viene posizionato nella cannoniera, qui tra l'altro in orizzontale, come la famosissima scena di A New Hope nel combattimento contro i TIE Fighter.
Da qui poi hanno cominciato a cambiare un po' idea dell'UCS, non costantemente, ma comunque hanno realizzato altri UCS. Rimaniamo più sul recente, hanno fatto l'Imperial Shuttle, anche questo grandezza minifigures, il recentissimo Sandcrawler, sempre con un sacco di minifigures, e in gennaio 2015 dovrebbe uscire il meraviglioso e imponentissimo Slave One, anche questo in scala rigorosamente minifigures. Quindi c'è questa tendenza nel realizzare giocattoli ancora più giocabili. Parliamo un attimo di giocabilità. Ora, parliamo di 10 kg di Lego, di 85 centimetri di Savarnone, di Catafalcon, come lo chiamiamo noi, e di giocabilità, onestamente, cioè lo tenete fermo e fate: vai Luca, spacca il culo, sali sul minifago. Però non potete prenderlo in mano e cominciare a giocarci, perché vi si frantuma in 1000 pezzi. È fragilissimo, odioso, insopportabile. È bello da vedere. Potete tirare su questa parte qui, potete girare bellissimo l'antennina. Adesso non so se ci arrivo, ma la rampa di accesso, che è spettacolare se la trovo, perché qua è esatto, eccola qua, la rampa di accesso meravigliosissima. E basta, potete inserire gli omarelli, ma non abbiate idea di poterla prendere, di farla volare, perché vi cade in 1000 pezzi. Altra cosa molto, molto importante è: perché abbiamo voluto fare questa review adesso? È un pezzo datato, è uscito nel 2007, ricordiamo, per i 30 anni, è rimasto in commercio fino al 2010, anche se i canali ufficiali dicono 2009, però in realtà era possibile acquistare nel Lego Shop o nei negozi fino al 2010 e oltre. Pensate che alcuni negozi l'avevano anche nel 2011, forse inizio 2012, ma dubito, negli scaffali impolverato, perché nessuno avrebbe mai comprato un Lego da 500 euro e tutti siamo stati dei patacca, lo ripeto, e per tutta la vita mi frustrerò perché questo non l'ho pagato 500 euro. Va bene, passiamo oltre. Dicevamo, perché presentarlo adesso? 2014, quest'altro anno uscirà episodio 7 e si vocifera già da un anno a questa parte, un anno e mezzo, anche due, si vocifera un restyling, una re-release di questa astronave, non dico di questo pezzo, di questa astronave. Si vocifera sia un po' più piccolo, si vocifera sia tutto apribile, quindi sarà un UCS dettagliatissimo all'interno, come anche il Sandcrawler e immagino lo Slave One, con minifigure, eccetera, eccetera. Ora, la domanda è, per noi nerdacci e super infoiati per Star Wars: ci sono già delle foto in giro, leak, su episodio 7. Alcune di queste ci fanno vedere una sezione del Millennium Falcon. Non tutti se ne sono accorti, i più esperti sì, ma questo Millennium Falcon, questo nuovo Millennium Falcon, non ha più questa bellissima parabola tonda, ma sarà una parabola rettangolare, un po' convessa, però rettangolare. Quindi sospettiamo che questa re-release, innanzitutto, se lo Slave One è in uscita a gennaio, probabilmente sarà prevista secondo semestre, quindi ci stiamo già avvicinando. In più non sarà sicuramente uno spoiler, perché ricordiamo che la Lego spesso fa uscire set prima dell'uscita del film e viene considerato spoiler, perché a volte conosciamo dei particolari attraverso i set Lego. Sembra assurdo, ma con Iron Man, con Thor, con i Vendicatori abbiamo capito. Thor no, detto cazzata. Abbiamo capito un attimo un po' di scene che avremo visto successivamente. Quindi, visto il riserbo che c'è per Guerre Stellari, probabilmente uscirà prima questo e staremo a vedere se avrà questa parabola quadrata o meno. La parabola, perché parliamo anche della parabola? Perché, per farvi capire l'esclusività di questo pezzo, che in realtà se avete modo di guardarlo nel dettaglio, sono pezzi abbastanza comuni, tanto che molti se lo sono ricostruiti comprando pezzi separati, qualcuno addirittura l'ha fatto completamente nero. Ma la parabola è un pezzo speciale creato appositamente, tondo, con la stampa della parabola reale. Questo pezzo si trova separatamente dai 100 euro. Qualcosa meno o qualcosa di più. Quindi queste cose qui a me mi piacciono da matti, è follia, però io faccio parte di questa follia e me la tengo e me la godo. Ok, l'altra cosa che saltava fuori, che saltava all'occhio immediatamente, era l'imponenza della scatola. Una scatola enorme, poi si è vista successivamente con altri set questa scatola qui, ma subito quando uscì rimasero tutti stupefatti. 10 kg di Lego, questa scatolona gigante, e la cosa ancora più mastodontica, pesante e ahimè fragile, nel senso che è un po' tosta da maneggiare, sono le istruzioni. Come potete vedere è un librone rilegato a molla di 311 pagine. È veramente una roba spettacolare, ma aprirlo due o tre volte si danneggia facilmente.
come tutti i set UCS, ha la sua tabellina col suo stickers esclusivo, che anche questo si trova a fatica e ha un prezzo molto interessante. E cosa dire, un'altra cosa interessante del 2007, ricordiamo sempre che era il trentennale di Guerre Stellari, ci piace chiamarlo Guerre Stellari, non Una Nuova Speranza, lo tengo a sottolineare. Un'altra cosa fighissima, che non è l'unico, diciamo, se il 10-179 è il re dei set Star Wars del 2007, questa minifigure di C3PO, faccio questa piccola parentesi in questa puntata qui, è la regina di questo 2007, perché innanzitutto, come potete vedere, è cromata, è plastica cromata d'oro, ne sono stati fatti solo 1000 pezzi ed è stata inserita in set a caso, in una bustina, in una polybag bianca con il disegno in bianco e nero di C3PO. Logicamente era un po' come Willy Wonka, se vi ricordate il giochetto. Logicamente, se trovate la bustina di questo C3PO sigillata, i prezzi vanno da 600 a 800 euro. Usato, un po' rovinata, meno di 150-130 euro non la trovate. Quindi, grande anno 2007 per Guerre Stellari, nonostante pochi set. Tra l'altro neanche tanto interessanti, secondo il mio piccolo punto di vista, è uscito questa meraviglia e questo C3PO dorato. Grazie mille, questa puntata di Breaknaut finisce qui, un saluto a Lego Star Wars Addicted, a Empira, sempre nostro partner, Lega Nerd, e rimanete sintonizzati per la prossima puntata. Yeah. 42.